Com'è Fano senza il carnevale? Non è Fano. È a carnevale ogni scherzo vale, ma quello che ha fatto il Covid quest'anno è stato un duro colpo per i fanesi. La pandemia e le condizioni sanitarie impediscono di festeggiare la storica e più importante manifestazione della città di Fano e tra le più antiche d'Italia, così come l'avevamo sempre vissuta e concepita. La settimana grassa quest'anno a tema dantesco si trasferisce online, ma per i fanesi non è la stessa cosa. È forte la mancanza delle sfilate, della dolcezza e della vitalità che la festa mascherata portava alla città in questo periodo, anche se qualcuno tra i non amanti del carnevale non si dice troppo dispiaciuto. Sicuramente manca, no? A livello folcloristico è bello, no? Vedere la gente, manca la gente. Ci andavamo soprattutto per i bambini, ci dispiace per loro più che altro. Io faccio anche a meno, non è che impazzisco per il carnevale. Per i bambini un po' ci dispiace, ma troveremo modi alternativi per festeggiare in famiglia. La gente, divertimento, bambini con le maschere, insomma, Fano perde un pezzo di convivialità importante. Vi consolerete in qualche modo quest'anno, non so, magari in casa, mascherando i bambini? Ah, è il suo primo carnevale, lo dovrò fare per forza. La situazione è un po' più spenta in un periodo in cui magari eravate abituati a vedere più colori. Molto più spenta, molto più spenta. Sinceramente l'ho sentito molto perché ci andavo sempre. Il carnevale manca tutto, cioè dai carri che passano, da tutto. Io non ho mai amato molto il carnevale, quindi a me non mancherà più di tanto. Abitando in centro storico per noi è un incubo. Uscire, entrare ogni volta, devi fare dei gran giri, dopo una certa ora non puoi passare. Manca l'atmosfera più che altro, solo quello. Abitualmente andavamo al carnevale. Andavamo in casa di amici che hanno il viale, sono proprio sul viale. Quindi quest'anno un po' più spenta la città? Direi proprio, non è che è più spenta, direi che non c'è proprio niente. Anzi, mi sono stupita che all'inizio del corso hanno messo questo pupazzo, questo coso, si ricordano che è carnevale. Io soprattutto venivo la domenica mattina, che mi piaceva molto. Anche la sfilata dei cani che c'era stata l'anno scorso era molto, molto carina. In questa circostanza bisogna, insomma, dare la precedenza ad altro. Ci rifaremo sicuramente, però, dai. Festa che molti fanesi sperano di recuperare in estate se le condizioni sanitarie lo permetteranno, anche se secondo qualcuno il carnevale va festeggiato rigorosamente in inverno come da tradizione. Il carnevale è d'inverno, è come fare Natale d'estate, a Ferragosto. C'è una storia, una tradizione che non si può cambiare, ecco. Che cosa ne pensate infatti di spostarlo magari in un periodo estivo? Per forza di cose, no? Diciamo che con il Covid non si poteva fare diversamente. Un'alternativa vale? Sì, diciamo di sì. L'importante è che poi possiamo rifarlo, insomma. Secondo me è una giusta alternativa anche per dare la possibilità a tutti di vivere il carnevale come ogni anno.